Buongiorno a tutti e bentornati o benvenuti sul... Ho sbagliato l'intro. Buongiorno a tutti e bentornati o benvenuti per i nuovi arrivati sul mio canale. Ovviamente ci vedrete vestiti uguali, non è che non ce l'abbiamo, ma oggi è la giornata video, quindi ne giriamo più di qualcuno in sequenza. Ah, perché ti lavi? Ma non devi dirlo così pubblicamente. Usate il sapone, ragazzi. Esatto. Usate il sapone. Magari insieme all'acqua. Preferivi me, chiaro. Cioè, non è che dovete grattugiarlo sulla pasta adesso. Vabbè. Bene, aperta e chiusa parentesi. Oggi di cosa parliamo? Anzi, prima di parlare di qualunque cosa, ricordatevi di andare a firmare la petizione Vaping is not tobacco. Ovviamente, link in info box. Ora, aperta e chiusa questa parentesi molto importante, di che parliamo oggi? Di viaggi nello spazio! No? No, io vado in cerca della scatola che avevo messo qui dietro e oggi parliamo di... Adept! Che è Adept? Che è Adept? È l'ultima trovata dei ragazzacci della Inokin che hanno tirato fuori questo kit che veramente sta riscuotendo grandi successi nel mercato ed è molto molto valida, dimensioni compatte, ma comunque ora per la spiegazione del prodotto vi lascio nelle mani della vostra adorata Calibake. Cominciamo dalla scatola, di cui non gliene frega niente a nessuno, ma leggiamo quantomeno cosa troverete qui dentro. Abbiamo per uno Adept Mod, quindi la box, per uno Slide Tank, quindi atomizzatore, inclusa la coil da 0,48, una coil di ricambio da 1,6, un drip tip di ricambio, un cavo di ricarica USB, un set di O-ring, un manuale, un libretto di avvertimento e la QR card. Andiamo a smontare questo kit e a vedere passo passo. Questa è la batteria di Adept Kit, ha una capacità di 3000 mAh. No, ma dillo con parole tue. Non ce la faccio. Si accettano suggerimenti nei commenti, ragazzi. Ok. Qui trovate il tasto Fire, nonché il tasto di attenzione. Nonché il tasto di accensione, 3 click per accendere, 3 click per spegnere. E qui avrete la regolazione del wattaggio. Ovviamente questo kit è stato fatto in modo molto intelligente perché ha la regolazione del wattaggio doppia, ovvero c'è la regolazione del wattaggio dedicata alle coil che sono sotto all'OM, quindi quella da 0,5 e quella da 0,8, e la regolazione del wattaggio per le coil che sono sopra l'OM, quindi per la coil da 1,6. Qui sotto, sul fondo della vostra box, troverete per entrambe le tipologie di resistenza il wattaggio che corrisponde alla tacchetta. Infine, premendo il tasto Fire, qui si accenderà la lucina che vi dice lo stato di carica della batteria. Se è verde vuol dire che siete fino al 60%, se è gialla vuol dire che state arrivando al 30% circa di batteria, se è rossa vuol dire che ragazzi dovete metterla in carica. Infine, sempre sul fondo della batteria troverete un gommino qui che fa da protezione all'uscita USB, dove potrete andare appunto a ricaricare la vostra batteria. Io ora chiedo a mio fratello di aprirla perché con questo gommino ci ho già litigato fin troppe volte e vi faccio vedere com'è la presa USB. Ecco qui. Ce l'abbiamo fatta. Un'altra particolarità di questo kit, anzi della box, non dell'atomizzatore, quindi cerchiamo di essere specifici, è che è resistente anche all'acqua. Ma ora, dopo aver parlato della box, lascio la palla a mio fratello che vi spiegherà l'atomizzatore. Ok, beh, come è già stato detto, per quanto riguardava la regolazione della batteria, ovviamente ci sono tre tipologie di testine, quella da 0,5, quella da 0,8 e quella da 1,6. Per quanto riguarda l'atomizzatore, è semplicissimo, solita regolazione dell'aria stile Zenith, perché sappiamo che lo slide fondamentalmente è il figlio dello Zenith, ha la regolazione dell'aria sotto fino a 5 pallini, molto semplice da aprire, no, fino a 4, scusate, eccoli qua, e per l'apertura per il liquido è molto molto sicura, è quasi impossibile che perda, è impossibile che vi si apra in tasca. Perché? Perché io devo andare a premere questo pulsantino qui, che è il pernetto di sicurezza, che è a molla, e dopodiché sul lato qui dove c'è il... sul lato qui dove c'è il... lo scanso,
dovrete premere questo bottoncino qui, al che appoggerete il dito sullo scanso qui dove ci sono le due freccette che indicano appunto il verso in cui va spinto, si va a spingere per aprire dove c'è la soletta del liquido. Come potete vedere ci sono addirittura le alettine in gomma all'interno del foro che fa sì che anche con l'atomizzatore aperto voi non andrete a perdere neanche una goccia del capello. Scusate. Non andate a perdere neanche una goccia del liquido che avete caricato, quindi di una facilità imbarazzante. Cambio della testina, chiaramente, come il classico Zenith, quindi si va a togliere l'atomizzatore e si smonta. Nel dubbio lo facciamo vedere, perché non tutti quelli che magari guardano questo video sanno che cos'è, giusto, come funziona questo atomizzatore. Si va a svitare la base e qui c'è la testina. Ovviamente per attivarlo, solo in fase di attivazione, un paio di gocce nella parte centrale, bagnate bene tutte le asolette di cotone che trovate intorno alla resistenza e poi andate ad infilarla, avvitate il deck e il gioco è fatto. Bene, direi che è ora di andarla a provare. Direi di sì, quindi ora monto lo slide sulla sua box. Che stiamo a parlare? Io ovviamente sempre per la mia amata asma devo tenere il wattaggio basso, non posso spingere troppo perché altrimenti vi esco il polmone in live. Però insomma, cioè ragazzi, testine di Innokin sono una garanzia, l'aroma ottimo, la box fa il suo lavoro, io l'ho usata per un bel po', l'ho testata un paio di settimane prima di decidere di fare il video. Eccolo lì. Per essere al wattaggio minimo spinge, c'è una gran bella produzione di vapore, sì, e devo dire che 3000 mAh io con lo svapo compulsivo sono arrivata a fine giornata che avevo ancora del residuo di batteria, quindi è anche a prova di svapatore prepotente incallito. Io ovviamente la prova di mettere la box sott'acqua non l'ho fatta perché mi prende malissimo la cosa, anche con gli orologi water resistant io neanche la doccia ci faccio. Anche i cellulari, no? Samsung, sì, no? Una volta era waterproof, ma mi sono fidato del video che ho visto su YouTube. Idem io, comunque a me è caduta anche, e questa gomma è fantastica, sembrava un po' si rimbalza, ti torna in mano praticamente. Tipo, stavo dicendo tipo il Meliconi di una volta. Ma no, quello Meliconi di una volta devi stare attento perché se ti tornava indietro in modo sbagliato ti bucava anche un occhio, Giusto. Tirava via un pezzo di carne. Allora, conclusioni. Sicuramente io a questo prodotto do un 9, pieno, meritatissimo. Lo vedo molto bene sia per lo svapatore che ormai è tanto tempo che svapa e sta cercando il muletto o comunque il prodotto easy da poter portare in spiaggia. Un cappello elevatore, esatto. O da portare a lavoro, dove soprattutto chi magari fa dei lavori di fatica, dove può capitare che il prodotto cada per terra. Ma lo vedo anche benissimo, forse anche meglio rispetto allo svapatore pro, diciamo, per chi decide di smettere di fumare, perché questo è un prodotto sicuramente molto molto valido. La batteria appunto dura tutta la giornata anche alla persona più compulsiva della terra, vedi me. Che altro dire, ragazzi, volete smettere di fumare? Questo può essere il prodotto per voi. Senza parlare di prezzi, perché giustamente ognuno fa il suo. A proposito di prezzi, bravo, parlando con Innokin Italia mi è stato detto che indicativamente ai negozi questo kit costa sui 50-55 euro, quindi direi che anche il prezzo ha il suo punto positivo, perché insomma con 55 euro voi avete un kit completo. Tu che dici? Beh, guarda, stavo appunto per dire anch'io che questo merita veramente un 9 come voto, come kit, e qualità prezzo è una cosa spettacolare. In più appunto è indicatissimo per qualsiasi tipo di svapatore, quindi dall'entry level al pro come te. Quindi Innokin, un'altra volta complimenti. Nell'ultimo anno veramente hai tirato fuori di quelle perle che complimenti, veramente bravi. Bene ragazzi, noi abbiamo detto tutto, quindi il video si può concludere qui, direi. E quindi quello che dovevamo dire ve l'abbiamo detto, quello che dovevamo farvi vedere ve l'abbiamo fatto vedere. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!